Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in una puntata di Mercoledos, il mercoledì dedicato al mondo delle MS-DOS, giochi, applicativi o curiosità. In questo caso, grazie a un commento di Diogene sul video che ho fatto sull'installazione di MS-DOS 6.6.6.22, il quale mi chiede: ma hai fatto un video sul comando Edlin? Perché mi piacerebbe saperne un po' di più. No, ma lo faccio adesso. Edlin, cos'è? Sta per editor line, grosso modo. È un editor di testo a linee, completamente a riga di comando, senza frontoli, senza niente di niente. La cosa più meno user friendly che ci possa essere, almeno magari in questo periodo storico, perché forse all'epoca era anche comodo, era anche facile da usare. Adesso che siamo abituati a interfacce grafiche, cose così molto più istintive, può essere un problema. Andiamo quindi a fare una panoramica di Edlin, che era da tantissimo che non lo utilizzavo, e grazie a Diogene, insomma, mi stanno riaffiorando un sacco di bei ricordi. Semplicissimo, Edlin, e poi andiamo a dare il nome del file che vogliamo creare, che può essere un BAT, un TXT, un DOC, non un EXE, perché ovviamente non riusciamo. Si parla solo di file di testo. Quindi facciamo illy.txt. Lui mi dice new file, perfetto, perché nota a margine, Edlin si può usare anche su file che esistono già, essendo un editor. Quindi andiamo a scrivere questo file. Cominciamo. A me hanno insegnato, quando avevo tipo a 12 anni, mi hanno insegnato scrivi line, più che pronunciavo line, e lui comincia a darmi, cioè ho un 1 con l'asterisco, quindi vuol dire che sto scrivendo la prima riga. Ciao, virgola, invio, 2, seconda riga. Questo è un file di prova per il Mercoledos scritto col programma, errore voluto, Edlin. Invio. Quando io ho finito, perché sono soddisfatto, ho fatto soddisfatto, faccio un Ctrl C. Lui mi dà un entry error. Questo è come me l'hanno insegnato 34 anni fa. Quindi, ok, magari c'è una lettera specifica, però ho scritto le mie quattro righe. Adesso col comando L, maiuscolo o minuscolo, non importa, sta per list e mi fa vedere il mio bellissimo file. Sono quattro righe. Ciao, questo è il programma di prova per il Mercoledos. Io lo leggo e dico: osti, guarda, c'è cioè, programma è scritto male. Andiamo a modificarlo. Come faccio a modificare una riga? Semplicemente dando il numero della riga da modificare. 4 invio e ho la mia bella riga. Però in realtà devo solo aggiungere una M, non voglio riscrivere tutto. Come posso fare? Semplicissimo, con le frecce direzionali mi sposto avanti o indietro, avanti fino alla qua. Devo aggiungere una M, quindi farò ins cursore. Lui se ne frega, cioè lui non è che dice: ah, hai fatto ins, cambio la. No, devi sapere tu che hai fatto ins, qua non ci aiuta tanto. M, aggiungo la M mancante, poi vado avanti con la mia bella freccia. Eccolo qui. Ah, però mi sono dimenticato il punto. Alla fine, nessun problema. 4 invio. Invece di andare avanti con la freccia, perché se uno deve essere rapido e scattante può essere un po' noioso, posso fare tranquillamente F3 e lì me la ripropone tutto. Do il punto e do invio. Ed ecco qui la nostra bellissima lista di cose. Andiamo avanti. Sempre line. Allora, 5. Mettiamo la data, facciamo finta di scrivere una lettera a qualcuno. Verona, virgola, x, y, z, invio, Ctrl C, ed eccolo qui. Ok, cosa è successo? È successo che ho fatto un po' di caos. C'è una riga che ho aggiunto in più. È tutto scombinato, è tutto scombinato. Rimettiamolo a posto, perché qua Illy è vecchio e non si ricorda più.
Cancelliamo la riga 4 che è vuota, quindi andrò a dire 4 e premerò D che sta per delete. Già meglio, ok. Però quel Verona dovrebbe star sopra all'inizio di tutto, come faccio a spostarlo? Anche qui, cosa importantissima di Hedlin è che tutto si basa su linea o intervallo di linee e lettera che indica il comando. In questo caso devo spostare la riga 4 sopra al posto della riga 1. Quindi, come posso fare? Devo dirgli, guarda, mi sposti dalla riga 4, virgola, alla riga 4, virgola, me la metti sulla 1, 1. Voglio spostarla, quindi voglio move M e poi do invio. Faccio la mia lista ed eccolo qui. Verona, la data, ciao. Questo è un file di proprio, Mercredos, dietro col programma Edlin. Direi che meglio di così non può andare, insomma. Adesso io vorrei anche aggiungere qualcosa, perché insomma, rifaccio il classico distinti saluti, no? Arriva. Eccomi qua. Allora, io vorrei anche aggiungere qualcosa, tipo alla fine mettiamo distinti saluti. Quindi, devo aggiungere la riga 6. Quindi faccio 6, I che sta per inserisci, insert chiaramente, do invio, oh, e ho la mia bella riga 6. Magari faccio uno spazio, lascio uno spazio e qua scrivo distinti saluti. Ctrl C. Benissimo. Adesso io però vorrei lasciare uno spazio fra Verona e tutto il resto. Devo spostare in giù tutto, ma il file finisce al numero 7, quindi andiamo a aggiungere una riga vuota, come in questo caso, e dopodiché vado a dire, guarda, dalla riga 2 alla riga 7 ho bisogno che me le sposti tutte sulla riga 8. Dalla riga 2 alla riga 7 me le devi sposti. Scusate. Giusto. 8, move. Metto in pausa perché. Ok, allora, per qualche ragione strana. Devo dargli una riga in più. Ok, riportiamo tutto come prima. Allora. Anzi, scusate il caos, ma non mi va di rifare 8 minuti di registrazione per la terza volta, perché una volta non ho registrato, una volta non avevo il microfono, lasciamo perdere. Facciamo il contrario. Facciamo che devo spostare da 3 a 8 e tirarlo sopra a Verona. Quindi vado semplicemente a dirgli che dalla riga 3 alla riga 8 me le sposti, comincia a spostarle dalla riga 2. Move. Ed eccoci qui. Adesso riproviamo a spostarla in giù perché magari non lo vuole, vuole per qualche ragione strana una riga in più. Ma sono i misteri degli anni 80 questi. E basta, poi quando ho finito di fare il mio file faccio E, che sta per esci, però salva ed esci, e quindi il mio illi.txt, eccolo qui. Rimodifichiamolo. .txt. Mi dice che ovviamente è end input file perché è un file già nuovo e lui si, me lo fa vedere tutto. E abbiamo questa roba qui. Che è abbastanza comodo, effettivamente, ma non, essendo tutto a riga di comando e non riuscendo a selezionare in maniera diretta alcuni file, adesso come adesso può sembrare effettivamente un po' strano. Nei casi in cui uno abbia dei dubbi, dei problemi, basta che batta punto di domanda e c'è tutto l'elenco dei comandi possibili. Abbiamo, vabbè, append che è per aggiungere, abbiamo il copy che serve per copiare delle linee, dei blocchi di linee, il delete abbiamo visto, end per salvare, insert per aggiungere, list fa vedere la lista, il move se lo muove, ma se devo spostarlo in giù, ok. Il page, perché se noi abbiamo una,
Lui supporta 24 righe, ma se noi abbiamo un file più lungo, lui farà vedere sempre le prime 24. Noi con Page andiamo a spostargli, diciamo a spostare l'area di lavoro un po' dove vogliamo noi. Quit esce senza salvare. Replace per sostituire del testo, ma io no, non ve lo consiglio. Search è molto carino perché è proprio molto criptico. Supponiamo che voglia vedere Mercole DOS. Io devo dirgli l'intervallo di ricerca, quindi da 1 a 8 e S Mercole DOS. Diventa una smercole d'ossa. E lui mi dice: sì, c'è nella riga 5. Non lo so, tra l'altro. Ah, ok, sì, trova proprio la stringa che si vuole. Quindi facciamo. Faccio un punto di domanda, me lo fai tutto. S Edlin. Ok, sì, va bene questa riga. Sì. Quindi posso anche dargli un punto di domanda, quindi tutto il file. Search. Loot. Oddio, che brutta roba che è venuta fuori. Ok, quindi se volete avete un minimo di help, però ecco, abbastanza sempre criptico. È un programma comunque interessante. Se avete il DOS in italiano, dovete fare S. Ci ho messo un po' a capirlo, eh. Se volete uscire senza salvare le Y, lui le prende dalla lingua, diciamo dall'interfaccia del command com, quindi sai in italiano, cioè nell'eseguibile è diciamo inserito Y, ma in realtà dovete premere S. E va bene, dai. Edlin, tra l'altro, occupa niente, 12K. 12K avete un editor che in confronto appunto Vim sembra OpenOffice, ma può essere sempre utile. Se invece volete fare una cosa super veloce, scrivere un appunto velocissimo, tipo ci vediamo mercoledì prossimo, copy con prova.txt, cosa vuol dire? Con è la periferica tastiera, io con copy con gli dico copia dalla tastiera a prova.txt, ci vediamo mercoledì prossimo, invio, CTRL Z per salvare. Type prova.txt. Quindi se vogliamo scrivere qualcosa, ma proprio andare a dire, cioè senza niente, andando solo col command com, e a volte può essere utile perché io magari ho un boot disk, devo scrivermi qualcosa, non posso usare Edlin perché è un programma, non posso usare Edit, a maggior ragione perché ha bisogno del QBasic sotto DOS e poi esiste dal DOS 5 in poi, quindi è un po' scomodo. Copy con mi permette di scrivere qualsiasi cosa su un file di testo e andare avanti virtualmente a 64K, mi pare, perché 64 kilobyte dovrebbe essere la memoria occupata, cioè i blocchi di memoria che copy fa, riesce a gestire di volta in volta. Ma vabbè, se ne parleremo un'altra volta e ci vediamo al prossimo mercoledì, ma magari ci sarà qualche giochino più interessante. Ciao a tutti e grazie. Ciao!